Ciao, visto il successo dei pre-release replay passati, abbiamo deciso di proporvene un altro ancora. Quindi ci siamo messi alla ricerca, tra i vari distributori europei siamo riusciti a trovare quelli di Riforgiare il Destino in francese. Per chi non si ricordasse com'era fatto e com'era composto il pre-release pack, vi faccio vedere intanto quello di Mardu. Allora, all'interno abbiamo, oltre ai vari volantini, la spilla del clan, il dado segnapunti, la bustina con la carta promo, ovviamente in francese, e un set di carte del colore scelto, una bustina di Khans di Tarkir e quattro bustine di Riforgiare il Destino, sempre in francese. La cosa importante da ricordare in questo caso è che quando vi iscriverete dovrete decidere quale clan utilizzare, quindi durante l'iscrizione vi verrà richiesto di segnalare almeno due pre-release pack, visto che comunque ne abbiamo una quantità limitata e quindi dobbiamo poi cercare di accontentare tutti. I clan, per chi non se lo ricordasse, sono i Mardu, che è un rosso-bianco-nero, Abzan, che è bianco-nero-verde, Temur, che è verde-blu-rosso, Sultai, che è nero-verde-blu, e Jeskai, che è un blu-rosso-bianco. Il pre-release replay, ve lo ricordo, funziona come tutti gli altri pre-release, quindi è in formato sealed, quindi con le buste che troverete all'interno dovrete comporre un mazzo. L'unica differenza rispetto agli altri pre-release è che verrà premiato il primo classificato con un altro pre-release pack. Quindi, acquistando nella quota di iscrizione, acquistando un pre-release pack, avrete la possibilità di vincerne un secondo. Quindi, vi ricordo, per conoscere il prezzo del torneo, conoscere tutti i dettagli, gli orari, di consultare la nostra pagina Facebook, Fantamagus Fanpage, oppure andare sul nostro sito www.fantamagus.com. Quindi, non vi resta che iscrivervi e vi aspettiamo in negozio. Ciao!